È super controllata la vita dei piacentini in Cina. Monica Cella spiega che nonostante viva a 1000 chilometri da Wuhan, epicentro del coronavirus, viene provata a tutti la febbre all'ingresso di qualunque struttura, anche al ritorno a casa. È stata confermata in appello la condanna a 9 anni e 4 mesi per il militare ucraino che 2 anni fa sequestrò e violentò una barista in città. Il comune di Piacenza sta valutando la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso di Geocart per il lotto 2 della gara di appalto per la manutenzione del verde cittadino. Sorgerà a San Bonico il primo cimitero per animali domestici di Piacenza. L'amministrazione comunale ha scelto il progetto presentato dall'imprenditrice Rachele Codeghini, denominato Anime. Dopo la vittoria del Piace a Ravenna, capitan Per Greffi mostra i muscoli contro le critiche. Domenica sotto con il Carpi, in classifica tutto è ancora possibile. Presentata la nuova edizione del torneo Beghi. Tutti i servizi nel TGL Sport.